dopo una partenza un po' incerta. Intanto subito l'occasione per Di Paola con il buco clamoroso di Alderotti, su cui però poi l'attaccante del Foligno non riesce a trovare il colpo vincente. Altro colpo di testa mette in moto Di Paola, che solo davanti al portiere, il pallonetto di Di Paola e Foligno subito in vantaggio al terzo minuto. L'errore di posizione ancora una volta della difesa scandiccese, Micheli trovato nella terra di nessuno. Cioccolata pura! Sì! Cane, fallo, fallo, hai visto? Porco Dio! Se vi vedo fallo. Comincia nel peggiore dei modi l'avventura di Mario Cecchi sulla panchina dello Scandice, poi il destro, intanto la deviazione, stavolta Micheli ci arriva, il rischio sul ancora questa incursione di Andrea Montanari. È buona Granaiola, prova subito a lanciare Papini, attenzione alla velocità di Papini, prova il destro a scavalcare la palla che non arriva lontana dal montante. Tanto il colpo di testa indietro di Alderotti, errore gravissimo e Di Paola colpisce il palo. Gravissimo l'errore del capitano dello Scandicci, graziato un'altra volta. Tanto ruba palla Granaiola il Foligno. Punta dentro l'area Esposito, la palla sul sinistro, può calciare, il tocco di Micheli, c'è Di Paola, la palla ancora lì e poi il destro di Di Paola, la palla in rete, incredibile. Che cerca il tocco per Martini, cross di Martini, non è male, colpisce la traversa. Tiro cross di Martini che colpisce in pieno la traversa, a Farroni battuto. C'è Wilson a dargli una mano, buono lo spunto di Muscas che tocca per Bencini, siamo alle limite dell'area, tocca per Martini, il suo destro ribattuto, c'è Mengali, a caccia del pallone, sinistro di Mengali, arriva il gol di Mengali ma viene annullato per il fallo che Mengali stesso ha commesso sul difensore del Foligno. Scandicci vivo ma non fortunato anche in questo finale di tempo. Scocca intanto il 45esimo minuto di gioco. Scandice col suo sinistro in area di rigore, la palla è tesa, buona per il colpo di testa di Mengali, stavolta il gol c'è, stavolta il gol c'è, lo Scandicci riapre l'incontro, finalmente arriva il gol al quarto minuto del secondo tempo con il colpo di testa di Federico Mengali, secondo gol consecutivo. Trattenuto il pallone da terra, c'è Mencini, attenzione al break dello Scandicci che è in 3 contro 4, il dribbling di Mencini e poi prova addirittura il sinistro, palla un po' alta. Messo malissimo lo Scandicci nell'occasione, palla dentro adesso per Montanari, siamo in area di rigore, il cross di Montanari per Di Paola, colpo di testa alto, spunto di Papini, siamo in area di rigore, attenzione a Papini, il dribbling va giù, tutto regolare, non mi sembrava infatti che ci fosse contatto fra le due squadre, fra i due giocatori.